Benvenuti in un nuovo video, benvenuti in un nuovo video in cui parleremo di film flop del 2023. Ho già fatto un video in cui vi parlo dei top, ovvero i film secondo me più interessanti che sono diventati, diciamo, hanno eccelso nel loro campo, nella loro micro nicchia, eccetera eccetera. Oggi parleremo dei flop. Allora, iniziamo col dire il mio concetto di flop, ovvero quei film che secondo me sono stati super super deludenti. Il mio metodo di analisi per quanto riguarda i film è in genere vedere in quale classificazione si vogliono mettere, diciamo, vogliono essere un film impegnato, vogliono essere un film scemetto, perché, e allora io li valuto in base a quel macro gruppo in cui vogliono arrivare a far parte, e in base a quelle aspettative decido se effettivamente secondo me le hanno raggiunte o meno. Di molti di questi film, praticamente tutti quasi, vi ho fatto un video su YouTube, però sinceramente con il tempo, ovviamente quando vi ho fatto il video, in genere erano abbastanza freschi per quanto riguarda appena li avevo visti, mentre invece man mano, diciamo, sono cresciuti in me. Ho tentato quindi di stare assolutamente alla larga per quanto riguarda i film che sembravano un po' trash, un po' così bruttini di loro, perché non mi voglio far del male, ecco. Quindi insomma vi ho parlato di questi film, man mano ho avuto un'idea, ho ricalibrato le aspettative, e quindi siete pronti? Allora, io ho deciso di mettere all'interno di questa e dell'altra lista dei top solamente i film che sono usciti in Italia nel 2023. Probabilmente mi sono dimenticata qualcosa, oppure ancora probabilmente, boh, non lo so, nel caso ditemi, oppure non l'ho viste certe cose, quindi nel caso se manca qualcosa ditemi qui sotto, io vi spiego se non l'ho visti, non sono d'accordo, se sono flop, erano un po' ibridi, eccetera eccetera. Quindi siete pronti per sapere qual è il film più brutto, più flop del 2023 secondo Barbie Xanax? Mi viene già da ridere, ma iniziamo subito. Prima di iniziare, se vi va di supportare il mio canale, potete farlo con un like, un commento, oppure ancora abbonandovi al mio canale. Mi aiuta un sacco, e potete seguirmi anche su TikTok e Instagram, sempre Barbie Xanax. Mi aiuta un sacco, così mi faccio pagare di più dalle aziende. Inoltre potete supportarmi anche abbonandovi al mio canale. A volte vi pubblico interviste a registi e attori che non fanno tante visualizzazioni, quindi per non rovinarmi l'algoritmo le pubblico là solamente per gli abbonati, perché interessano a meno persone, proprio a quelli fan del cinema. Recentemente ho pubblicato l'intervista di William Dafoe per Povere Creature, film che vi dico è uscito nel 2024, quindi non è in questa classifica sotto nessuna delle due categorie, ma è meraviglioso, e nel 2024 sarà sicuramente nei top. Ma andiamo subito per quanto riguarda, e mi raccomando, codice sghiscio sul sito di Pampling, volterete un paio di calze in omaggio, e sostenete anche il mio canale, quindi grazie mille. Quindi siate pronti, siete carichi. Allora, io sono 9 film, non 10. Quindi iniziamo con il numero 9. Nel numero 9 io ho messo Aquaman 2, non perché sia il meno peggio rispetto a questi, ma semplicemente perché onestamente forse è anche un po' forzato il fatto che sia all'interno dei flop. Diciamo, i film dei cinecomics non ambiscono ad un alto livello. Il primo, Aquaman, già aveva settato la barra molto molto bassa, quindi le aspettative erano pari a zero. Però secondo me ho voluto metterlo all'interno di questo flop 10, flop 9, perché secondo me è veramente grave quello che è successo, ovvero è grave il fatto di far uscire un film così, a prescindere da Amber Heard sì, Amber Heard no, di qua di là, sistemi di produzione che prima decidono di tenere un attore, poi ci ripensa, poi rimaneggiano, decidono di sponsorizzare il film in un modo, poi invece quell'attore c'è, che è un problema secondo me per entrambe le parti, sia perché vuole ancora supportare quel film perché c'è quell'attore, e sia per chi non lo vuole supportare per via di quell'attore, perché se tu mi fai vedere nel trailer che ne so, non c'è, io non vengo a vederlo perché credo che voi l'avete tagliato, oppure ancora vengo a vederlo credendo che l'avete tagliato e mi rubate soldi, e non funziona così. Trovo che sia un mezzo di pubblicizzazione, di sponsorizzazione per quanto riguarda un film, molto disonesto, e non mi piace. Ma a parte questo, ho notato proprio che l'uscita di questo film, la realizzazione finale del prodotto, è stata veramente una mancanza di rispetto anche ai propri stessi fan. Cioè, Aquaman ci avrà avuto dei fan, delle persone genuinamente interessate a vedere questo film, e far uscire un film così, così sciatto, così senza impegno, e così anche totalmente monopolizzato da delle fisse di Jason Momoa, secondo me è una grande mancanza di rispetto. Soprattutto far finire tutta una saga dell'universo cinematografico, l'universo esteso della DC. L'ultima immagine è un tizio che si mangia un bacarozzo, uno scarafaggio.
non è secondo me ironico, ma è un po' irrispettoso verso il pubblico. Il pubblico per vedere questa monnezza di film ha comunque pagato un biglietto. E tu hai l'obbligo, nonostante i cambiamenti che puoi fare, nonostante il budget e tutto, di fare il meglio che puoi per quel film. E il fatto di fare un film così raffazzonato, con così poche idee, copiata a destra e a manca, è davvero una mancanza di rispetto. Ma anche diverso rispetto al primo film, e per carità la diversità non è un problema, però c'è stato veramente poco impegno, poche idee, molto confusionari, e si vede che secondo me alla base l'idea era un problema già da prima. Già da prima del problema Amber Heard e tutto c'erano già poche idee. E questo per me è estremamente irrispettoso nei confronti del pubblico. Al posto numero 8 ho deciso di mettere un film non tanto per la sua qualità, ma anche qui per un po' di disonestà rispetto al pubblico, ovvero metto Demon Slayer verso il villaggio dei forgiatori di Katana. Allora, è praticamente il problema di questo film uscito dal cinema è che è stato un po' marketizzato come una sorta di evento, però secondo me non bene. Non era effettivamente un film di Demon Slayer, ma erano quelle che si vedevano, io l'ho visto all'anteprima, due o tre episodi, non ricordo bene, di Demon Slayer di questa stagione. Il problema è che non c'è stato minimamente nessuna accortezza per creare un'esperienza cinematografica, o almeno io ho visto così all'anteprima. Se voi siete andati al cinema, ditemi. Gli episodi mandati in onda erano una figata, bellissimi, meravigliosi, mi sono piaciuti un sacco, davvero bello, bello, bello. L'esperienza cinematografica però non è stata minimamente pensata. Quello che ho visto io erano due episodi dove c'era la sigla della fine e la sigla dell'inizio, una dopo l'altra. Se tu mi mandi al cinema tre episodi, io magari, se mi piace proprio tanto, se la sigla iniziale è iconica, magari la metti, ma quella finale tagliala, oppure fai in modo che tutto sia molto più fluido proprio per la fruizione cinematografica, quindi tenta di anche capire magari meglio i recap iniziali della prima puntata. Il fatto che io sto lì per un'ora e mezza e per 20 minuti mi vedo le sigle finali, le sigle d'uscita, non lo so, secondo me rovina molto l'esperienza cinematografica. So che sono molto importanti le sigle negli anime, quindi magari effettivamente è una cosa che, se qualcuno avesse seguito il mio consiglio, magari si sarebbero lamentati molti fan degli anime, io non lo so, quindi sono aperta a qualsiasi feedback per quanto riguarda questa cosa, però secondo me sarebbe stato meglio creare un'esperienza cinematografica ad hoc, seppur non era qualcosa di nuovo, ma era semplicemente un'anteprima di questi nuovi capitoli. Secondo me sarebbe stato meglio creare tutto questo prodotto più fluido di un'ora e mezza, semplicemente evitando di far ripetere 18.000 volte back to back, come se te stessi a guardare tutti gli episodi su Netflix, dimenticando di skippare la sigla, cosa che Netflix te lo fa se tu vai, metti in automatico gli episodi. Quindi per me, non lo so, per me è stato un po' un problemino questa cosa, però di per sé il prodotto è meraviglioso. Non conosco molto bene Demon Slayer, questa è l'unica cosa che ho visto, poi ho iniziato a seguire la prima stagione e l'ho trovato onestamente bellissimo per quanto riguarda la qualità, però come vi dicevo, per me anche questo è un po' una mancanza di rispetto nei confronti del pubblico, presentare un prodotto un po' così pigro, ecco. Poi che siano semplicemente degli episodi, per me non è nemmeno questo un problema, perché se è chiaro, per quanto riguarda il trailer tutto, è un'esperienza collettiva ed è molto bella farla con i fan della serie rispetto a da soli in camera. Quindi per me quello non è un problema. Arriviamo al numero 7. Al numero 7 io ho messo l'ultimo Indiana Jones. L'ultimo Indiana Jones e il quadrante del destino, onestamente per me aveva tanti problemi. Aveva tanti problemi di una sorta di accanimento terapeutico nei confronti di una proprietà intellettuale, che ha già un grande problema per quanto riguarda il cinema, ovvero questa sorta di voler per forza portare determinati progetti, come si può dire, marchi al cinema in una maniera fuori tempo. Quindi vediamo questi attori costretti a venir cancellati per quello che sono e utilizzati come se fossero dei Muppet, perché sono troppo vecchi, devono essere ringiovaniti digitalmente. Se fosse una piccola parte per creare qualcosa di emotivamente molto bella, secondo me ci può stare, ma trovo anche una mancanza di rispetto nei confronti di quello che è stato ed è l'attore Harrison Ford. Costringerlo in una parte che non è adatta per la sua età e sembra quasi una caricatura di se stesso. Invecchiare non è un problema, non deve essere una cosa ridicola o comica, è una cosa naturale
costringere gli attori, le persone anche all'interno della nostra società a dover stare nel fare una sorta di cosplay di personaggio di trentenne quando se ne hanno 60, una sorta di abuso secondo me da parte della nostra società, e vale per Harrison Ford come Indiana Jones, vale per Madonna che tutti gli danno della vecchia ed è costretta o a rifarsi in maniera estrema la faccia o a ritirarsi perché secondo la gente deve smettere di vivere semplicemente perché c'ha 60 anni, vale per tutti. A questo ovviamente si aggiunge tutto un altro problema a livello etico per quanto riguarda tutto questo volto come si dice, degli attori, ma anche tutto un problema, secondo me, di contenuti. Indiana Jones e il quadrante del destino era un prodotto molto stanco anche questo, dove si tentava di omaggiare Indiana Jones, ma allo stesso tempo era un film molto vecchio per la società, troppo complicato e per la visione che si aveva di Indiana Jones ormai è secondo me una cosa totalmente anacronistica per un pubblico contemporaneo. Lo stesso film non sembra voler minimamente parlare a un nuovo pubblico e anche questo è brutto, cioè tu almeno dovresti avere il tentativo di per sé di tradurre quest'opera a tutta una nuova generazione, ma non c'è stato minimamente questo impegno. I personaggi erano fortemente stereotipati e ormai troppo vecchi, personaggi fastidiosi che di cui non ti interessa davvero, nonostante fossero interpretati magari da attori molto amati, li odiavi quasi. Molti hanno criticato il finale, io per esempio il finale, non vi faccio spoiler, lo trovo un po' inevitabile sotto alcuni aspetti per quanto riguarda il caso emotivo di quello che si vuole fare con i personaggi e che si privilegia molto spesso quello che piacerebbe al pubblico rispetto a quello che sarebbe coerente con il personaggio. Però allo stesso tempo l'ho trovato, a prescindere da tutti questi discorsi, un film molto molto sterile che viene ingiustamente dimenticato, non tanto ingiustamente dimenticato per il film di per sé, perché il film onestamente è mediocre sotto tanti aspetti, ma ingiustamente un finale anche qui, un po' come Aquaman, c'è tutto un progetto, tutta una saga e ancora una volta si decide di far chiudere tutto non con la dignità per almeno chi ha amato quel progetto o chi ci ha lavorato, ma buttandoli in caciara così. E anche questa è una mancanza di rispetto secondo me nei confronti del pubblico. Arriviamo al numero 6. Il numero 6 è non così vicino. Allora, perché l'ho trovato grave questa cosa? L'ho trovato grave perché anche qui ci troviamo davanti a un film eccessivamente caricaturale, con Tom Hanks che fa un personaggio diverso dal solito, interessante. La storia di per sé è interessante, di questo uomo burbero che in realtà ha bisogno di entrare in contatto con i propri vicini, le minoranze, eccetera, eccetera. Ma allo stesso tempo l'ho trovato fatto male nonostante volesse parlare di questi argomenti. Quindi questi argomenti c'erano, erano trattati dove si arrivava da un punto A a un punto B, ben chiaro, ma allo stesso tempo sembrava veramente un compitino asettico. Questo film tentava di puntare su delle cose molto, molto puerili certe volte per far ridere e molto facilmente traumatiche per far piangere, e quindi l'ho trovato pigro sotto questo aspetto e non l'accetto per quanto riguarda Tom Hanks e non l'accetto per riguarda una storia vera, non l'accetto per tutte queste cose. Ci ho visto poco impegno, ci ho visto più la voglia di creare un film che sembra dedicato non per il cinema ma quasi per le piattaforme streaming, infatti ha avuto diverso successo quando è stato inserito da Prime Video, quindi nello streaming, ma era un film un po' forzato anche qui. E quindi secondo me delusione rispetto alle aspettative. Numero 5. Al numero 5, da qui in poi probabilmente sì, vedrete tutti film di grandi nomi. Perché più sei una persona che ha fatto cose belle, diciamo, più l'asticella si alza. E quando l'asticella si alza ti devi confrontare non solamente con i grandi film di quell'anno, ma anche con i grandi film che tu stesso hai fatto nella storia. E al numero 5 io ho messo Il libro delle soluzioni di Michel Gondry. È un film che mi ha fatto uscire dalla sala, estremamente triste, non tanto per il film di per sé, vi stavo dicendo, ma per il ricordo che avevo di Michel Gondry. Mi ha totalmente devastata, sono una grande fan di Michel Gondry e mi piaceva la sua visione unica, che univa quasi
il cinema live action con qualcosa che magari sembrava il diorama, che quindi sembrava cartaceo, sembrava da cartone animato. Lo percepivo quasi come un punto di congiunzione e un regista che aveva molto a che fare con l'interiorità di un personaggio, di un evento, la delicatezza non mostrata in maniera cringe per quanto riguarda personaggi, persone o grandi argomenti, l'amore per esempio. L'amore è qualcosa che molto facilmente puoi scadere nel raccontarlo in una maniera cringe o qualunquista che ho banale, perché ne sentivo parlare così tanto. E lui non cadeva in questo, riusciva a parlarne con molta tenerezza, pur essendo un regista uomo, che quindi ci sono tutte le costruzioni sociali che molto spesso inibiscono gli uomini dal parlarne in maniera tenera dei propri sentimenti, ci sono tutte queste costruzioni così. Quindi proprio per questo mi ha devastata vedere il libro delle soluzioni, mi ha fatto arrabbiare, ma sono uscita dalla sala estremamente delusa, triste, e vi giuro, non mi è mai successo che io vedo un film e rimango così triste, come se fosse stato veramente, non lo so, che tu rivedi quella persona con cui sei stata un sacco di tempo, ci hai sperato un futuro insieme, e poi dopo che vi lasciate, vi perdete di vista per anni, poi vi rivedete. E ti ripiomba lì tutta la delusione di quelle che erano le tue aspettative, quelle cose belle che hai vissuto che ora non ci sono più. E per me è stata la stessa identica cosa con il libro delle soluzioni. Un film che parlava di questo attore che in realtà era Michel Gondry, che deve fare un film contro le major, e mentre invece lui aveva tutto un modo suo di lavorare, però questo modo suo di lavorare sembrava un po' tipo oh mio Dio quanto sono strana, guardatemi, così. Molto puerile, molto privo di personalità, molto privo della personalità di Michel Gondry, che si vede solamente nel finale. L'ho trovato proprio stereotipato non per, nemmeno per quanto riguarda il lavoro di Michel Gondry, che a volte può succedere che alcuni artisti finiscono nel cadere nei propri stessi manierismi, come Tim Burton eccetera eccetera, ma proprio stereotipato nel quanto sono artista, quanto sono strano, sono particolare, e mi ha fatto un sacco arrabbiare questa roba, mi ha davvero distrutto, e il film è stato pesantissimo, noioso. Nulla di emozionante, nulla che parlasse della delicatezza dell'animo o dell'animo effettivo di questa persona, nulla che lasciasse intravedere qualcosa di questo personaggio, ma solo tutto questo egocentrismo dove il mondo deve girare attorno all'artista perché lui deve creare roba così, ma vaffanculo, ci ha rotto i coglioni questa idea. È un'idea banale che può essere messa in scena in maniera ottima, stile 8 e mezzo, può essere messa in scena in maniera di merda tipo questo e tanti altri film. Quindi non è un brutto film, è un terribile film se si parla di Michel Gondry in generale, ma io questo che non lo so, il film medio è Netflix, ma per quanto riguarda Michel Gondry questa è assolutamente immondizia. Arriviamo al numero 4. Al numero 4 metto The Creator, produzione Disney, il secondo film di un regista, oddio che non mi ricordo più nemmeno che cosa aveva fatto, Gareth Edwards, che ha fatto Rogue One, Godzilla eccetera eccetera. Questo film è orribile onestamente sotto tanti punti di vista, è una sorta di scopiazzatura, e le uniche cose geniali sono l'idea di base, che purtroppo è stata messa in scena molto male, e l'altra cosa bella sono le varie citazioni a lui che si è visto tutta la filmografia di Neil Blomkamp, ovvero quello di Elysium, Chappie, District 9 eccetera eccetera, e poi ha tentato di fare la sua versione. No, lui ha tentato veramente di fare il Neil Blomkamp versione America-Britannia. Aveva tante idee iniziali, tanto potenziale, quasi tutto mandato a fanculo per metterci quintalate di roba. Una delle poche cose che si salvano in questo film sono gli effetti visivi, che dov'era? I Critics' Choice Awards ha perso questo per gli effetti visivi e hanno dato gli effetti visivi a Oppenheimer, che Christopher Nolan ha detto di non aver utilizzato effetti visivi. Per effetti visivi in genere si intende i VFX, quindi digitale, oppure magari a volte possono intendere anche gli effetti speciali, quindi che ne so, una ferita finta in plastilina, ecco.
Boh, quali dei due avrà utilizzato Christopher Nolan? Che ne so, sinceramente non è all'altezza per quanto riguarda The Creator, detto proprio sinceramente, che l'unica cosa che si salva sono gli effetti visivi e l'immaginazione di questo mondo dove l'Oriente si unisce a elementi quasi alieni. Molto bello. Il problema di questo film è che tante idee si sono perse per strada, probabilmente per via del piegare questo film a una produzione Disney. E quindi piegare questo film che parlava di razzismo statunitense nei confronti del resto del mondo, principalmente per quanto riguarda l'Asia, piegarlo però, perché se Neil Blomkamp poteva parlare dell'apartheid in District 9, qui non si poteva fare, il film era della Disney, quindi probabilmente gli hanno detto vabbè, facciamo finta che non si parla del Vietnam e degli Stati Uniti che hanno massacrato la gente. E quindi ci troviamo questo film che in maniera molto forzata tenta di indirizzare il tiro verso l'intelligenza artificiale, che non è minimamente l'argomento del film, e verso la storia d'amore. Cioè questo finale totalmente a caso, forzatissimo e anche abbastanza inutile, dove tutto viene piegato in una certa maniera semplicemente per la storia d'amore. E tu dici, ma nemmeno è la parte più bella del film, e cose così. Quindi estremamente estremamente delusa anche da un film che deve avere come protagonista il film di Denzel Washington, e la forzatura non è che il protagonista sia nero, la forzatura è il fatto che è il figlio di un attore famoso piazzato là, dove ha fatto il meglio che poteva, però poteva decisamente far meglio. Quindi il potenziale di questo film era tanto, gli argomenti erano tanti, ma purtroppo si sono fatte delle scelte produttive o delle scelte generali per la sceneggiatura estremamente banali, estremamente sbagliate nella direzione meno stimolante possibile. Le uniche stimoli sembrano una brutta copia di Elysium con District 9 con Chappie. E questo per me è un grande problema, sotto tutti gli aspetti. Arriviamo al numero 3. Il numero 3 è un film, secondo me, terrificante. Allora, ci hanno sfragassato i coglioni per quanto riguarda Barbie, il capitalismo, ma vi rendete conto? Si fa un film su un oggetto e nel mentre c'era Air, un film su una scarpa che glorificava il fatto che un campione di baseball, no di baseball, di basket, forse è glorificato non tanto per il suo talento storico all'interno del basket, ma fosse glorificato e ricordato per un paio di beni di consumo e di massa, ovvero delle scarpe del cazzo. E arriviamo qui a Air, un film onestamente mediocre, totalmente incentrato su Ben Affleck e Matt Damon, che hanno fatto questo film, se lo sono fatto, se lo sono interpretato, e hanno deciso anche di concentrare la storia non su chi effettivamente avesse disegnato queste scarpe, non su chi sono dedicate queste scarpe, quindi Michael Jordan, ma su loro stessi. I loro personaggi diventano totalmente centrali, in una maniera forzando anche la realtà di questa storia semplicemente per esaltare i personaggi che si sono scritti da soli, magari sperando in un Oscar almeno nella sceneggiatura, e sono interpretati in una maniera mediocre. Ben Affleck e Matt Damon molto spesso danno delle, come si dice, delle prove attoriali estremamente mediocri, che sono eccellenti solamente in un occhio statunitense fortemente causato su se stesso, dove semplicemente la storia degli uomini che fanno i soldi diventa improvvisamente una storia di valenza nazionale interessantissima, e come se fossero degli eroi. No, non hanno salvato delle vite, hanno fatto dei soldi con un paio di scarpe. Pure, ok, bravi, ma diamo i meriti a chi, tipo il tizio che ha disegnato che compare in 3 secondi nel film, oppure a quel poraccio di Michael Jordan si è fatto un culo così per mettere nome sulle scarpe e riuscì a vendere. Il film inoltre ha tutta questa cosa quasi tragicomica, dove Michael Jordan probabilmente non vuole comparire, e quindi ci sono tutti degli stratagemmi, pure un filo patetiche e patetici a livello registico, dove devono far comparire Michael Jordan, non lo possono far vedere, non possono prendere un altro attore per interpretare la sua parte, e quindi ci sono queste stratagemme in cui si vede solamente una spalla, si vede un tizio nero di spalla a caso, altissimo, e poi ci sono scene in cui i protagonisti dicono «Oh mio Dio, si è messo a piangere!» perché ovviamente non possono mostrare la reazione, il tutto diventa abbastanza patetico, ma diventa ancora più patetico vedere due attori mediocri esaltati all'interno di un contesto in cui
l'unica attrice con due palle così è Viola Davis, relegata a un ruolo stereotipato super marginale della madre. E no, non venitemi a dire che è un ruolo fondamentale, perché è una presa per il culo per me e per la vostra intelligenza. È assolutamente questo film è proprio il manifesto degli Stati Uniti, dove la mediocrità viene esaltata grazie al privilegio di essere maschi, bianchi, etero, cis, dove attrici molto più brave di loro vengono relegate a piccoli angolini. Su questi sono cantati e suonati questa storia, che diciamo era di rilevanza nazionale, ce ne fregava un cazzo, no, ma anche qui ci troviamo davanti a un prodotto da vendere, la Nike, le Dunk, le Jordan, eccetera eccetera. Però nessuno si è lamentato del fatto che questo fosse semplicemente l'esaltazione del capitalismo, che fosse semplicemente un film su un prodotto e del talento di Michael Jordan, delle difficoltà degli atleti neri, rispetto ai bianchi, eccetera eccetera. Se ne sbattesse il cazzo il film, lì non ne ha parlato nessuno. Per Barbie tutti sono saliti sulle barricate. Arriviamo al secondo film. Il secondo film, e molti qui si indigneranno, è Babylon. Anche qui le aspettative che ha messo questo film erano altissime. Il risultato di questo film è basso, non rispetto agli altri film, perché rispetto agli altri film è decisamente meglio rispetto a molti citati, ma rispetto a quello che io mi aspetto da un cast così, rispetto a quello che mi aspetto io da, scusate la ripetizione, da una storia simile o da un regista simile, io mi aspetto qualcosa di più. Ho apprezzato tanto le citazioni, anche morbose, per quanto riguarda il cinema muto. Sono tutte delle cose che a me affascinano tantissimo, ma non è abbastanza come è stato messo in scena. Se all'interno di questo film ci sono due o tre scene molto evocative, ma tutto il resto è che non riesce ad esaltare quello che io so essere quell'epoca storica per il cinema, che è totalmente turbinio, totalmente assurdo, e non si riesce a percepire questa cosa, non riesce a creare questo caleidoscopio, e dove anche la scenografia, quella scena iniziale è bellissima e poi il resto se lo dimenticano, i costumi se li dimenticano, e se anche Margot Robbie non sembra bravissima com'è, è un problema. E quindi se tu hai fatto La La Land, se hai ancora più potere dopo La La Land e mi crei questo film, per me non è abbastanza, perché hai tutte le possibilità di creare un film esattamente identico a questo, sulla stessa tematica, con lo stesso cast, ma fare 100 volte meglio. Il film è molto confuso, ci sono momenti della sceneggiatura che onestamente non hanno alcun senso, questo film che si trascina su se stesso con 1160 finali, per poi arrivare una lettera d'amore al cinema, vabbè, mi pare un po' come quando i ragazzini, che ne so, non hanno fatto il regalo alla madre perché non gli andava a spendere soldi, gli facevano la letterina di voglio bene mamma, ok, grazie, anch'io ti voglio bene, anch'io amo il cinema. Non è abbastanza però, per me è totalmente una sorta di follia. E quando dicono che questo film secondo molti potrebbe essere rivalutato da tanti anni, secondo me per alcuni aspetti sì, però in generale secondo me non è un film che ha abbastanza potenziale, è un film secondo me che da occhi di persone che amano il cinema è logico che piace, però non è abbastanza autonomo per ridare questo valore, questa magia che amando il cinema tu provi a occhi esterni, perché se tu ami il cinema tu carichi e dai delle cose al film, che purtroppo il film all'interno non ha secondo me. E quindi proprio per questo, con un cast così dovevi fare molto di più e purtroppo non l'hai fatto, sei stato molto più in basso e questo per me è un problema. Arriviamo al numero 1, il film più flop di quest'anno. L'ho messo semplicemente in maniera provocatoria, vi dico la verità, al primo posto perché mi faceva ridere e volevo triggerare tutti, e quindi è Oppenheimer. Chissà quanti nemmeno leggeranno questa cosa e tenteranno di estrapolare queste cose e roba così. Allora, Oppenheimer, il motivo per cui è all'interno dei flop è che è un film con tanti problemi, che onestamente per motivi ideologici in questo momento molte persone non sono disposti a vederlo. È un film brutto? No. È un film terrificante? No, io non so come quegli sfigati che sono così deboli e così spaventati dalle donne da dover iniziare battaglie assurde contro Barbie e rinnegare il fatto che abbia fatto soldi, rinnegare che sia un successo, rinnegare che sia un film fatto bene, riescono pure a criticare la scenografia, che io voglio dire, cioè,
non lo so, qua scenografia è proprio una roba allucinante, migliore c'ha solamente povere creature probabilmente per scenografia e costumi. C'è molta disonestà, c'è molto molta paura e debolezza che esce fuori per la voglia di distruggere Barbie. E il problema non è che non vi piace un film, non deve per forza piacere un film, ma creare una campagna d'odio per un film semplicemente perché è indirizzato alle donne o è piaciuto alle donne parla dello stato socioculturale più che del film stesso, parla e dà ragione al film per quanto riguarda una società che odia qualsiasi cosa che ricordi le donne, che sia in rosa o che sia qualcosa come una bambola eccetera eccetera, che non è disposta nemmeno a approfondire. Cioè, quante volte ho sentito persone dicendo ma Ken è importante per Barbie? No, Ken è meno importante del Ken per il mondo di una bambina. C'erano tantissime bambine che avevano 50 Barbie, volevano, avevano la casa, il camper, ma non gliene fregava niente di avere un Ken e utilizzavano un'altra Barbie per fare il Ken della situazione. Quindi nella lore di Barbie Ken è assolutamente inutile o quasi. E l'ha detto anche Ryan Gosling e proprio per questo ha voluto accettare il ruolo. Quindi diciamo che questa è semplicemente una provocazione, ma anche un modo per far riflettere. Oppenheimer secondo me sta venendo acclamato principalmente per un punto di vista ideologico, perché essendo stato contrapposto a Barbie è stato sovracclamato. Ripeto, non è un brutto film, ma se pensiamo a altri di Christopher Nolan, Oppenheimer secondo me è totalmente inferiore. Ma se non vogliamo fare la questione, perché io non lo sto confrontando a Barbie, sono super critica anche su determinati aspetti di Barbie, trovo folle, vi dico la cosa principale per cui ho pensato questo, la sovraelevazione di Oppenheimer semplicemente in confronto a Barbie per punire Barbie e le donne e roba così. L'ho pensato principalmente in un aspetto, il fatto che questo film, anche per quanto riguarda la regia di Christopher Nolan, stia trionfando rispetto a Povere Creature e Yorgos Lanthimos per quanto riguarda i premi, vuol dire sì che i premi sono tutta una questione politica e lo sappiamo, ma sono politiche sotto alcuni aspetti e lo sono sempre, sono premi per la produzione molto spesso che si guadagnano tramite campagne pubblicitarie e tutto, ma a volte sono premi anche politici e per premi politici lo potete dire sia quando si premia la donna di turno e voi dite questa è politica, ma lo è anche in questa maniera, lo è anche in questa maniera dove rispetto a Povere Creature, un'altra storia di emancipazione femminile eccetera eccetera, tu credi, sei così coglione da sostenere che Oppenheimer abbia una regia migliore di Yorgos Lanthimos con Povere Creature? Lì sei proprio un coglione, sei proprio un coglione che stai facendo questa cosa semplicemente per principio, perché sotto nessun aspetto la regia di Oppenheimer è migliore di Povere Creature. Una regia non può essere trasparente, per me è mediocre la regia di Barbie proprio per questo. E se ti trovi davanti a una regia che non riesce a esaltare al meglio gli ambienti o l'animo, c'è un problema. Nolan onestamente non ha fatto queste cose in Oppenheimer. Abbiamo delle regie molto più interessanti in Inception, nonostante sia mezzo copiato da Paprika, che dovrebbe essere su Netflix in questo momento. Ci sono delle scene prese pari pari di Inception e Paprika. E allora, il problema è che secondo me in certi film precedenti Nolan è riuscito a esaltare molto di più la sua regia tramite non tanto dei movimenti ma delle ambientazioni. Quindi per esempio pensate alla scena di Interstellar quando lui è dietro la libreria, quanto è evocativa. All'interno di questo film la regia si basa tutto sulla bravura e l'espressività facciale di Cillian Murphy e quella non è regia. Quella bravura dell'attore che sta a reggere la scena. Una buona regia riuscirebbe, uno, a farci capire con una sola inquadratura quando siamo al processo di Robert Downey Jr., dove cazzo siamo, che non si capisce se quella è un'aula, un tribunale, un gabinetto, non si capisce inizialmente, devi aspettare tanto tempo per capirlo. Una buona regia riuscirebbe anche a creare uno switch dal momento in cui lui si sente sicuro a boom, il momento in cui viene giudicato e improvvisamente quella sala deve sembrare gigantesca e lui piccolissimo. Capacità che Nolan ha avuto per esempio in Dunkirk. In Dunkirk, già se vedete il trailer, ci sono tutte queste inquadrature che puntano proprio sull'immensità del paesaggio proprio per farci capire quanto è pericoloso là fuori per quei soldati. Se tu non riesci a far capire tutto questo, se noi non percepiamo Emily Blunt come
oh mio Dio, durante il processo lei che sente parlare si immagina il marito che la tradisce, non ci sentiamo così costrette ad essere lì, ma allo stesso tempo vorremmo quasi sparire, ma allo stesso tempo vogliamo anche la forza. Tu lo devi trasmettere tramite la regia e si può fare, i registi bravi lo sanno fare. In questo caso non è stato fatto, in questo caso non si è data l'eccellenza, e applaudire un film come eccellente quando ci sono le eccellenze, come vi ho detto, a livello registico, povere creature, un altro universo proprio, è un problema. Cioè, se voi vedete i miei film, che sono i miei top del 2024, capirete cosa è per me la regia e come Nolan sia lontano anni luce. Il fatto che Oppenheimer abbia problemi anche di scrittura per quanto riguarda per esempio il personaggio di Florence Pugh è un altro problema. Un conto è prendere, che ne so, la moglie che non ha una rilevanza storica eccessiva e doverla scrivere per forza in una maniera femminista, eccetera eccetera, sarebbe un falso storico. E il film è su Oppenheimer. Però, se ci è andato bene che il film su Barbie avesse un grandissimo spazio su Ken, a sto punto, vabbè, fatemi sta zitta. Se vi va bene questo, allora vi dovrebbe andare bene anche che in questo film ci sia un grandissimo spazio per quanto riguarda l'amante, che a livello storico è un personaggio politicamente molto rilevante e molto controverso. Ma a parte questo, pure se non si vuole dare spazio, la scrittura di determinati personaggi è brutta. La scrittura di questo film non caratterizza i personaggi. Se non fosse per la bravura di Cillian Murphy nel trasmetterci le sensazioni di quello che sta vivendo con lo sguardo, onestamente sarebbe un problema. Anche la potenza della bomba atomica non è così potente a livello reale. Se vogliamo rimanere nel tutto deve essere reale e realistico, il test della prima bomba era oltre il doppio più potente rispetto a poi le bombe lanciate, e non viene percepito così. Il grande problema è che se noi conosciamo benissimo un evento, la finzione per forza di cose deve essere uguale o superiore. Cioè, se noi conosciamo la bellezza di Marilyn Monroe, non potete mettere una bionda a caso, mezza sciatta, lì in una biopic su Marilyn Monroe, perché noi sappiamo com'era. Non ci potete mettere una che non ci assomiglia. Sappiamo com'è l'esplosione nucleare. E quella non ci assomigliava. Quella era molto meno. E tutto perché? Perché non hai voluto fare gli effetti visivi. E questo che cos'è? È proprio quelle fisse da regista. Quello che conta è l'obiettivo finale. Cioè, l'obiettivo finale tu devi dare al pubblico il meglio rispetto a quello che vuoi dare. Se tu hai accesso agli effetti visivi per dare una versione digitale attendibile alla realtà, bella come vuoi, eccetera eccetera, perché fissarti sulle cose reali che sono peggio rispetto a quello che gli potresti dare? No. Inoltre, anche qua, il bianco e nero. Parliamo del bianco e nero. No. Vedetevi, state dicendo, ma io non sono d'accordo. Vedetevi la prima parte di Povere Creature. Poi ne riparliamo del bianco e nero fatto bene e il bianco e nero fatto male. Perché qualsiasi cosa può essere cambiata. Il bianco e nero può essere fatto in maniera con i bagni là, se vogliamo inzuppare le pellicole, in base a come le vuoi calibrare tutto, e lo puoi fare anche per quanto riguarda il digitale. Ma il bianco e nero non c'è solamente in una maniera, dipende da che tipo di bianco e nero vuoi avere, e in base alla scelta darà delle sensazioni diverse alle persone. Vedetevi il bianco e nero in Povere Creature, com'è? Oh mio Dio, bellissimo! Quello di Nolan non è né un bianco e nero dell'epoca, né un bianco e nero, diciamo, che vuole interpretare le sensazioni di alcuni dei personaggi, ha un bianco e nero così, senza arte né parte, ha un grigio. Ok? Se poteva fare meglio. E se io vedo un film acclamato come, oh mio Dio, la cosa più bella dell'anno, io non devo pensare se poteva far meglio, come Babylon. Devo pensare che, porca troia, devo uscire. Io quando sono stata all'anteprima di Povere Creature, stavo seduta, finisce il film, iniziano i titoli di coda, e io sono rimasta lì bloccata, estasiata per quanto era bello quello che avevo visto. E non può essere la stessa cosa così. Non può essere la stessa cosa acclamata anche di più di un film come Povere Creature, ma il prodotto è così. Questo è un po' come Air, secondo me, un film che piace agli americani, un film, cioè stanno a rompere tanto i coglioni su Barbie, è una bambola di qua, una bambola con le tette di qua e di là, e nel mentre questo è un film che glorifica una persona che ha aiutato a sterminare un sacco di persone,
E questa è una cosa, sì, ok, era uno scopritore, eccetera, eccetera, però rimane questa la storia. E rimane una storia che ha dei problemi politici, che oggi voi state facendo, potete dire quanto vi pare che non è così. Ma io vi dico, vediamoci tra 5 anni. Tanto i miei video stanno qui, rimangono online. Tra 5 anni, esattamente come io ho distrutto dei film, li ho acclamati altri, mi sono beccata la merda, però dopo... Qual è la versione che è diventata iconica? Che è diventata iconica per quanto riguarda il mondo pop? La versione del Suicide Squad di Gunn o quella principale? È rimasta iconica quella principale, per motivi negativi o meno, ma è rimasta iconica. Ci sono tante cose che io nel tempo ho detto ci sarà un problema e nel mentre sul lungo periodo lo scopriranno. E questo è uno di questi. Oppenheimer farà la stessa fine di American Sniper, quella di Clint Eastwood, dove tutto il film parlava di questo dramma di un cecchino statunitense che ha ammazzato i poracci civili in Iraq, però lui era la vittima. E questa è un po' la stessa cosa. Il fatto che il film non sia uscito subito in Giappone, solamente dopo il grande successo è uscito, vi fa capire proprio il problema, un problema che io ho anticipato nella mia reaction al trailer. Mi hanno detto, ma che stai rosicando, sono proprio così. Andate a dir Giappone che ha detto la stessa cosa che ho detto io, affanculo, rincoglioniti. Capisco che non ho la stessa credibilità che voi tra uomini dite, ah sì, ma io so di quello che parlo. Sono studiato, ho la competenza e che sia riconosciuta dal primo stronzo che crede di avere una cultura cinematografica semplicemente perché ha buttato 50 euro in una deluxe edition in Blu-ray de sto cazzo, non mi cambia niente, so di avercela, quindi non deve essere riconosciuta da altri, perché ho tutte le prove che confermano ciò che penso. Voi siete lì per state a fare i pompini da soli come D'Annunzio, che è un falso storico, ma va bene, dicendovi quanto siete bravi, quanto siete così, citando quei 4 film capolavori a caso e solamente quei 4. Ma Oppenheimer farà la stessa fine di American Sniper e di molti film di Clint Eastwood, soprattutto quelli di guerra, oggi vengono citati. American Sniper, citato agli Oscar, Letter for Hiroshima, come cazzo si chiamava, viene citato? No, viene citato qualcosa come il Salvate il soldato Ryan, per esempio, ma anche un po' meno. Perché? Perché questi sono quei film in cui gli statunitensi vogliono essere ricordati e vogliono essere visti all'estero, ma dopo qualche anno il mondo rielabora la situazione. Gli Stati Uniti stanno avendo sempre meno potere, sempre meno influenza culturale e quindi il Giappone, anziché fatto uscire il film, dice scusami, ma questo film è di un tizio che ha ammazzato un sacco di giapponesi e sta a fare la vittima come se lui fosse stato ammazzato con la bomba atomica, con la pelle bruciata viva. Li portacci che faccia come il culo, torna a piangere, insel del cazzo. Sto parafrasando, posso dire cose eccessive anch'io? Oppure possono farlo solamente gli uomini maschi etero cis su Barbie? Se possono farlo loro, posso farlo anch'io, è la mia comicità, non vi piace il black humor qua? Siate autoironici, ecco, insomma, se vi riconoscete in questa descrizione o riconoscete il vostro idolo in questa descrizione, a prescindere da chi sia, siete un po' autoironici, mamma mia, ve la prendete subito, se no qua si può scherzare su tutto, si può scherzare sulla gente su cui ha sparato la bomba atomica, ma non si può scherzare su questi che vedono un po' de rosa e subito si sentono male, dai. Quindi per tutte queste motivazioni io sono abbastanza certa che Oppenheimer vincerà la maggior parte degli Oscar, perché è esattamente quello per cui Hollywood vuole essere ricordato, quindi probabilmente vincerà. Ma da qui a 5 anni io vi dico che Oppenheimer verrà dimenticato, se non addirittura ancora più odiato di Interstellar, che Interstellar inizialmente veniva molto acclamato, poi man mano è stato odiato. Vi dico, anche un po', non sono d'accordo io su quel caso, però secondo me Nolan insomma deve capire un po' che deve fare e non vedo l'ora che Nolan, visto il successo di Oppenheimer che hanno fatto riuscire perché sperano di arrivare al miliardo, gli diano quello che vuole, ovvero lui vuole dirigere il nuovo Bond. E non vedo l'ora che finalmente faccia qualcosa di estremamente pop e la smettiamo tutti di far finta che sia questo regista di nicchia, oh mio Dio, quando in realtà è un regista che si basa molto su proprietà intellettuali, che ha fatto delle cose che un po' ricordavano altro, tipo Inception e Paprika, e addirittura il fatto che Inception non fosse uscito subito perché era troppo simile a Matrix, ma rimanga tra noi. E film che si basano tantissimo su un grandissimo cast di attori, che vuol dire vendi biglietti facili, certo, se c'è sale un altro regalo di qua, di là, e grazie al cazzo, è come se tu fai, non so, un concerto e ci stanno tutti i BTS, ci metti Maroon 5, Justin Bieber, Tyga,
tutta sta gente poi dice: ah, ho fatto sold out, e grazie al cazzo, faccia a mettere i cugini della campagna e vedi quanti biglietti vendi. Ma questo è tutto. So che molti di voi non saranno d'accordo, però queste vogliono essere un po' delle provocazioni, semplicemente per spingere e far riflettere, essere critici sulle proprie opinioni. E chi si arrabbia per quanto riguarda opinioni critiche sensate, ben argomentate, perché questo sono, potete non essere d'accordo, però potete apprezzare semplicemente la voglia di stimolare un dibattito e anche stimolare un po' di effetto critico. E se state qui a scrivere qualcosa, non è che non accetto le critiche semplicemente perché me le dite voi. Se credo non siano abbastanza più forti delle mie argomentazioni, non sono d'accordo con voi. E siete anche aperti al fatto che io magari vi dirò che non sono d'accordo, e quindi that's it. Quindi questo era tutto, vi rimando anche al video della mia top dei film del 2023, ci sono dei capolavori secondo me. Ma questo era tutto un altro discorso, ditemi i film più brutti che avete visto, se siete d'accordo con alcune di queste posizioni o semplicemente se vi ho dato nuovi spunti per riflettere. Se siete rimasti fin qui, lasciatemi qui sotto qualcosa, un emoji a tema verde, che quindi ricorda il vomito, cose che ci fanno schifo. That's it, questo era tutto, grazie mille ancora e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!